La sorte del castello di Pian di Meleto è legata alla famiglia di Conti Oliva, nobili valorosi nelle armi, pronti a lottare nelle frequenti battaglie che si svolgevano nel Montefeltro, stabilendo fortunati rapporti con i Malatesta prima e con i Montefeltro poi, ma anche con altre nobili famiglie italiane, come i Gonzaga di Mantova e i Medici di Firenze. L'antica residenza degli Oliva sorge sulla destra del fiume Foglia, nel cuore del Montefeltro. Le notizie su questi signori non sono molto numerose e poco si conosce delle loro origini. Di certo fra i più insigni membri di questa famiglia furono Gianfrancesco e il figlio Carlo, nato a metà del 400. Uomo di lettere ed arti, poeta egli stesso, leale e valoroso soldato, Carlo investì cospicue somme di denaro nella riedificazione e nell'abbellimento del castello di Pian di Meleto. Di ritorno da valorose battaglie, Carlo, così come i suoi avi, veniva solitamente festeggiato con sontuosi banchetti, spettacoli di salti in banchi e gare di abilità tra gli arcieri, che dinanzi a lui si contendevano l'ambitissimo palio. Ancora oggi, ogni anno, questi avvenimenti vengono rievocati dinanzi al castello di Pian di Meleto. Di pianta non propriamente riducibile ad un'esatta forma geometrica, il castello all'esterno sembra più un palazzo signorile che una fortezza. Del fortilizio ha i merli ghibellini, i piombatoi, le caditoie e la grossa torre rettangolare. Le caratteristiche di una residenza signorile si possono invece trovare nella facciata che dà sulla piazza, con due ordini di finestre piuttosto ampie. Una volta estinta la Signoria degli Oliva, il castello è sempre rimasto alla comunità cittadina. Simbolo di Pian di Meleto, l'antica residenza dei Conti Oliva è attualmente sede di un'importante documentazione geologica e ambientale del territorio e di testimonianze del lavoro contadino nel Montefeltro. Un ampio arco, detto il Voltone, immette nel cortile, a pianta rettangolare dotato di un loggiato su due lati. Nelle quattro sale al piano terra è allestito il Museo del Lavoro Contadino, nato alla fine degli anni Ottanta. Visitando il museo si ha l'impressione di trovarsi in una casa contadina del primo Novecento. Le sale, infatti, sono arredate come le stanze delle cascine di una volta. Si può visitare la cucina, la camera da letto e la cantina. Nella prima stanza a sinistra sono esposti gli attrezzi degli antichi mestieri tra i quali si segnala un telaio, ancora funzionante. Salendo una rampa si accede ad una loggia che dà sul cortile, sulla quale si aprono tre semplici portali in pietra, sormontati da stemmi. Attraverso una porta in legno si entra nell'aula più grande e bella del castello, chiamata Salone d'onore. In questo immenso salone si trova un lavabo di forme decisamente toscane e un grande camino con inciso un motto: In vanum laborant. La frase è tratta dal salmo: Nisi dominus edificaverit domum, in vanum laborant qui edificant eam. Inutilmente si affaticano quanti si affannano per edificare la casa, se non sarà il Signore a costruirla. Da cui deriva il proverbio dialettale piste l'acqua del mortel, ovvero pestare l'acqua nel mortaio, come a dire affaticarsi senza profitto. Il motto commenta l'immagine centrale scolpita: Una mano pesta l'acqua nel mortaio. Che simboleggia l'inutile affannarsi degli avversari contro il Signore del Palazzo. Dei tre rosoni che adornano il soffitto quello centrale riporta le iniziali di Carlo Oliva. Attraverso uno stretto corridoio si accede in una piccola stanza. Qui, un camino più piccolo degli altri, riporta le iniziali dei Trinci, la famiglia di Marsibilia, madre di Carlo. Nella stanza è esposta una riproduzione degli stemmi delle famiglie nobili che hanno intercorsi rapporti di amicizia e alleanza con gli oliva. Nei portali e nei soffitti si leggono spesso le lettere K-O. Iniziali latine di Carlo Oliva, che voleva riprendere i motivi del prestigioso palazzo ducale di Urbino. È infatti probabile che per il suo grandioso progetto il conte Carlo si sia anche servito di alcuni degli artisti di Federico di Montefeltro, come Francesco di Simone Ferrucci che, per il conte, realizzò i sepolcri dei genitori nella cappella di Montefiorentino, nel comune di Frontino. Attraversando la sala del trono si accede ad una sala più piccola, convolta a vele e peducci classicheggianti, che ostenta un elegante camino ricco di motivi decorativi come ovuli, fiori e frutta. Al centro del camino doveva esserci lo stemma degli oliva, oggi non più riconoscibile. Questa sala ospita una mostra dedicata all'erbario. La stanza successiva faceva parte degli ambienti dell'antico fortilizio medievale. Di cui non si conoscono le origini. Questo spazio era dunque già esistente prima che Carlo Oliva commissionasse la costruzione del palazzo. Dalla stanza si può godere della magnifica vista del borgo di Pian di Meleto. Al secondo piano è allestito il Museo di Scienze della Terra, diviso in tre sezioni: l'interno della Terra, le proprietà delle rocce e dalle rocce al suolo. Il percorso termina nell'oggiato del secondo piano, da cui si può ammirare il cortile interno e una mostra fotografica degli antichi casolari del Montefeltro. La scoperta delle bellezze della provincia continua con i percorsi archeologico, storico-artistico, arte contemporanea e ceramiche.